Oltre 130 barman da tutto il nord Italia sono arrivati questa mattina in Valle Versa per il primo trofeo dedicato a Cesare Gustavo Faravelli, che esattamente 110 anni fa fondò la cantina di Santa Maria della Versa. I partecipanti, provenienti da varie scuole alberghiere, si sono sfidati a suon di cocktail a base di pino nero metodo classico La Versa, tra le prime bollicine ad Oltrepò a raggiungere i mercati internazionali già all'inizio del secolo scorso. La manifestazione, dalla sede storica di Santa Maria, si è spostata poi nel pomeriggio al Wine Point di Montescano per le premiazioni. La Versa rappresenta la tradizione dell'Oltrepò. La Versa, al di là delle mode, sempre resta un punto di riferimento nella produzione dello spumante italiano, di uno spumante che ha la sua più nobile origine nella declinazione del metodo classico. Quindi non semplici bollicine, ma bollicine di autore e di tradizione, che noi chiaramente riproponiamo investendo su un pubblico giovane come quello attuale di 10 scuole alberghiere che, non, provenendo da tutta Italia, non faranno nient'altro che portare il ricordo di questa giornata, perché no, anche del nostro prodotto, nel tempo a loro disposizione e per il rilancio ulteriore dell'immagine dell'Oltrepò e della cantina La Versa.